Secondo gli astrologi, le diverse configurazioni astrali conferirebbero una specifica qualità a ciascun segno zodiacale. Scopri la tua. Ogni essere umano è un essere unico e ci sono diversi fattori che rendono questo possibile. Alla nascita abbiamo già un carattere specifico, molto probabilmente influenzato dalla nostra appartenenza astrologica. Il nostro segno zodiacale unito all'ascendente e alle esperienze di vita plasmeranno il nostro carattere. Gli astrologi conoscono la qualità che tutti apprezzano di ogni segno zodiacale. Foto che donna, sebbene ogni segno zodiacale abbia una qualità nota a tutti, sicuramente avrà anche alcuni difetti. Oggi le stelle ci rivelano qual è la qualità che ci caratterizza meglio in base al nostro segno e che con buona probabilità è la qualità giudicata universalmente da chi ci conosce meglio. La qualità che contraddistingue ogni segno zodiacale: ci teniamo tutti ad apparire al meglio e a mostrare la nostra veste migliore al mondo, non sempre gli altri ci percepiscono nello stesso modo in cui vorremmo che lo facessero. Alcune qualità però sembrano essere talmente palesi da essere notate dalla maggior parte delle persone che ci circondano. Questa qualità potrebbe essere quel tratto caratteriale che affascina chi ci conosce. Scopri la tua qualità dominante a partire dal tuo segno zodiacale. Foto che donna Ariete. L'Ariete è il segno che più di tutti è governato dall'ambizione. Ha una passione traboccante, quando vuole qualcosa non si ferma finché non l'ha ottenuta ed è disposto a correre qualsiasi rischio necessario. Questo è ciò che li rende dei grandi e stimati leader. Toro. La qualità che contraddistingue il Toro è sicuramente l'affidabilità. Sul nativo del Toro si può sempre contare, mantiene tutte le promesse date, se prende un incarico lo porta sempre a termine. Gemelli. Il Gemelli è un segno curioso e questo lo rende una miniera di conoscenza. Un Gemelli sa molte cose su disparati argomenti. È impressionante soprattutto il fatto che non si vanta delle sue conoscenze. La sua maggiore qualità risiede nel fatto di essere stimolante. Passare del tempo a chiacchierare con un Gemelli ha un valore aggiunto, unico. Cancro. Il Cancro è un segno molto devoto alla famiglia e crede molto nel valore dell'amicizia. Sono persone empatiche, la loro più grande qualità è la premurosità, si prendono sempre cura e aiutano, costi quel che costi, tutte le persone che amano. Sono un balsamo per l'anima e per lo spirito. Leone. Il Leone è un segno che gode di tantissimo entusiasmo. Questa è la sua maggiore qualità poiché questo loro entusiasmo è contagioso. Accanto ad un leone è impossibile annoiarsi, inoltre sanno anche come essere generosi e gentili quando amano qualcuno. Vergine. La Vergine gode della lucidità preziosa ma indispensabile per salvare le situazioni in extremis. La Vergine mantiene il sangue freddo in qualsiasi condizione e questa sua prerogativa lo aiuta a trovare la soluzione al problema mentre tutti sono in affanno. Bilancia. Nessuno come il nativo della Bilancia sa come mettersi nei panni degli altri. In questo modo riescono ad aiutare chiunque li circondi e nel modo più appropriato. Scorpione. Lo Scorpione è sicuramente un segno molto leale. In amore, in amicizia e professionalmente questo segno non ti tradirà mai, inoltre è disposto a combattere per difendere le persone che ama. Sagittario. Il tratto distintivo del Sagittario è il suo ottimismo. Questo segno è di ispirazione per molti, la sua energia è contagiosa e accanto a lui il futuro si vede solo ed esclusivamente luminoso e ricco di opportunità. Capricorno. Il Capricorno è un segno molto coerente, sa come rispettare gli altri ed è sempre preciso e puntuale. Acquario. Quello che rende speciale l'Acquario è il fatto di essere un amico prezioso. Oltre ad essere sempre presente per i loro amici, sono degli ottimi confidenti e dei bravi consiglieri. Ascoltano senza giudicare ed esprimono pareri oggettivi.
Pesci. Il nativo del Pesci, come la Bilancia, è un segno empatico che riesce a capire facilmente chi gli sta accanto e quindi a trovare l'aiuto più prezioso che possa essere di sollievo anche quando dall'altra parte non c'è un conoscente ma uno sconosciuto.